Euronews Calcio. Tutti si dimettono tranne l'allenatore Vilda dopo il bacio rubato alla giocatrice Jenny Hermoso dal presidente della federazione Luis Rubiales. Un terremoto scuote i vertici Federcalcio Spagnola. 11 membri dello staff della nazionale femminile si sono dimessi dopo il bacio rubato alla giocatrice Jenny Hermoso dal presidente federazione Luis Rubiales. Atteggiamento inaccettabile lo definiscono i dimissionari. Pubblicità: chi non si dimette fa più notizia. L'unico che non si è dimesso è l'allenatore Jorge Vilda. Solo il giorno prima, Rubiales aveva offerto a Vilda di prolungare il suo contratto per altri 4 anni. Lo stesso allenatore sarebbe coinvolto in uno scandalo simile. È stato diffuso un video che mostra come, durante i campionati del mondo di calcio, abbia tentato un petto del suo assistente. La FIFA sospende Rubiales. Intanto la FIFA ha sospeso Rubiales da tutte le attività legate al calcio per 90 giorni. Víctor Francos, segretario di Stato spagnolo per lo sport, ha commentato positivamente la posizione assunta dai dirigenti del calcio. Rispettiamo totalmente la decisione della FIFA. Rafforza la posizione del nostro governo riguardo al percorso intrapreso in questo caso. Il Madrid sostiene quindi il provvedimento adottato dalla FIFA Madrid, ma sottolinea che l'allontanamento definitivo di Rubiales è possibile solo attraverso un verdetto legale. I 23 campioni del mondo hanno minacciato di scioperare e di non rispondere agli appelli della nazionale spagnola finché Rubiales non sarà allontanato.